prima di tutto cercando di partire dal lavoro, appunto come il lavoro silenzioso che è stato fatto sul territorio, cercare proprio di evidenziare e valorizzare queste buone pratiche. Devo ricordare che la difficoltà del nostro paese è quella di non avere queste buone pratiche uniformi su tutto il territorio. Non abbiamo un'Italia omogenea e quindi c'è bisogno proprio di un'istituzione centrale che debba raccogliere tutto, mettere in rete, cercare di fare delle linee guide per cercare poi di distribuirle in tutto il territorio. Uno dei primi strumenti, per essere anche concreti, che ho sempre detto dal primo giorno del mio insediamento, è quella della cittadinanza, non intesa soltanto come cittadinanza per quanto riguarda la legge, ma anche una cittadinanza attiva, la partecipazione, la possibilità di poter partire con un percorso di pari opportunità, di poter partire anche con la conoscenza dei diritti e a poter capire che i diritti sono universali. Ecco, la cittadinanza è uno strumento fortissimo per i nostri giovani, mentre per quelle di prima generazione la cittadinanza è quasi la fine di un percorso, perché si parla di un periodo di integrazione sul territorio per riuscire a prendere ad avere la cittadinanza. Per chi nasce in Italia o per chi arriva troppo presto in Italia, il discorso è diverso. Bisogna partire con uno strumento molto forte come la cittadinanza, come strumento di integrazione, e questa attraverso anche la scuola. Quindi a fianco alla legge bisogna partire anche dalla formazione all'interno della scuola, ma anche dai contenuti di quelli che vengono passati all'interno della scuola, come il percorso sulla memoria, perché i nostri